sono san michelesi, perché hanno voglia di rimanere nella nostra comunità, perché vogliono costruire insieme alle vecchie e alle nuove generazioni. Questo è il progetto che ci prefissiamo e per questo voglio passare la parola ad una ragazza preparata che ha studiato nel corso degli anni della sua vita per formarsi e riuscire ad arricchire il più possibile il suo bagaglio culturale, per poi poterlo spendere nella sua comunità, per poi potersi impegnare per San Michele. Passo la parola a Maria Rita Rizzo. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio Danilo per la presentazione della volta scorsa, che ha fatto un elogio sulle mie mani e sulla mia voglia e il mio impegno nel creare diverse cose con materiale da riciclo. Però è doveroso e necessario che io mi presenti. Mi chiamo Maria Rita Rizzo, ho quasi 27 anni e sono laureata in comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico. Ho conseguito tutto il mio tempo e speso tutto il mio tempo scolastico sui beni culturali e ho anche un diploma di lieve catalogazione e diversi attestati in merito. Però credo che ancora davvero tanto da imparare ed è proprio su questo verbo imparare che voglio soffermarmi, perché vorrei che tutti quanti imparassimo ad impegnarci a lavorare per far rialzare San Michele di Ganzaria, che per anni è caduta nell'oblio dal punto di vista turistico, soprattutto visto che è il mio campo e ne vorrei parlare. Però prima di parlare di questo vorrei spendere due parole per questa lista Impegno Comune. È una lista di pari dignità, di pari diritti, siamo 6 donne e 6 uomini e credo che nelle altre liste non è così. Io credo che l'impegno delle donne sia importante perché la donna, e soprattutto la donna siciliana, ha quell'impegno nella sua famiglia di tirarla avanti e portarla avanti risolvendo tutti i problemi, è il capostipite delle famiglie. Ed io credo, che San Michele di Ganzaria sia una famiglia allargata. Amministrare significa amministrare, dirigere, sostenere, essere il portavoce di una comunità. Pur avendo avuto altre offerte dalle altre liste, dagli altri candidati sindaci, ho scelto Danilo Parasole perché in questa lista non solo trovo persone responsabili, libere, dignitose, rispettose, donne e giovani che si vogliono impegnare per questa società, che ci mettono la faccia senza paura perché non hanno nessuna pressione da nessuno dietro le proprie spalle, perché sono liberi come tutti i cittadini san michelesi. E adesso vorrei affrontare la questione turismo. Leggevo nel programma Petta che San Michele potrebbe essere prospettato come uno dei borghi più belli d'Italia. Ma io mi chiedo, ma sapete cos'è un borgo più bello d'Italia? Avete mai visto un borgo più bello d'Italia? Purtroppo San Michele di Ganzaria non ha questa possibilità perché le amministrazioni passate hanno deturpato, abbandonato, distrutto i beni culturali di San Michele e ci hanno resi orfani di civiltà. Quindi San Michele non può essere un borgo più bello d'Italia perché ha perso il suo spirito, la sua forma, i suoi spazi, i suoi monumenti, i suoi colori. Invece quello che bisognerebbe fare, invece di inserire sempre iniziative nuove, spendere soldi per cose nuove, bisognerebbe valorizzare quello che è rimasto,
farlo fruire al turista. È così che San Michele diventa un luogo magnete. Non si può rottamare, continuare a rottamare i beni culturali. Si parla sempre di turismo, ma mi sa che si parla di turismo solo durante le elezioni, perché in 5 anni non ho visto niente. Ho visto solo un'amministrazione che si è occupata di amministrare a simpatia, associazioni abbandonate a se stesse per 5 anni. Come ad esempio la Prologo San Michelese, una realtà che esiste da più di 20 anni, quasi 30, non parliamo di caramelle, 30 anni che ha speso per questa comunità, con presedia, manifestazioni, spettacoli. E che 5 anni fa, e ve lo ricordo perché la mia memoria è lunga, 5 anni fa i volontari all'interno, noi volontari all'interno della Prologo San Michelese, siamo stati definiti ladri e sciacquini. Ma ladri che cosa? Sciacquini di cosa? Ladri non siamo! Ladri non siamo, perché la Prologo San Michelese detiene i registri di entrate ed uscite. E ve lo dico io che sto facendo volontariato di servizio civile e mi occupo anche di questo. E sciacquini di che cosa? Da quando qua bisogna che dire che le persone sono sciacquine perché fanno volontariato? Ma sapete che cos'è il volontariato? Per una comunità è la cosa più importante. Perché amministrare significa anche dare e non ricevere. Soprattutto dare, anzi dare e basta. Le associazioni sono un valore aggiunto per questa comunità, quindi il compito delle amministrazioni è quello che se c'è un euro da dividere a 10 associazioni, bisogna dare 20 centesimi a testa. Bravo. Oppure per risvegliare un paese dormiente come San Michele di Canzaria, culturalmente parlando, bisognerebbe invogliare i ragazzi a praticare il volontariato, ad essere volontari, a spendersi e a finanziare i progetti più belli, e dire loro che il progetto più bello può vincere e sarà finanziato in modo tale da creare quella che è la concorrenza tra i giovani per spendersi e per arrivare ad un unico obiettivo, che è quello di migliorare San Michele di Canzaria. In conclusione, sono qui e ci metto la faccia e mi voglio impegnare per questo paese, non nascondendomi dietro uno schermo, dietro i social, ma vi rispondo a viso aperto. Ed è a viso aperto che dico ad un asino saputo, il quale ha condotto un monologo a Televegano, si vergogni di aver definito noi giovani impegno comune, che da noi giovani non si può spremere nulla. Si vergogni. Si vergogni chi ci ha considerati e descritti come dei limoni senza succo. Perché dimostra di avere in sé questa percezione di tutti i giovani sanmicheletti e dovreste ribellarvi, perché noi siamo il futuro. E ricordo che quella stessa persona era venuta da me per chiedere la mia candidatura, perché mi aveva detto che il futuro sono i giovani, e adesso non è più così. Si vergogni chi continua a ripetere di voler mettere a disposizione la sua esperienza da sessantenne, a cui noi limoni rispondiamo che della sua esperienza personale non ne vogliamo nemmeno la polvere delle scarpe.
ringrazio per avermi ascoltata, per aver sentito il mio sfogo. Però tutto quello che si dice molte volte da parte... corretto, perché noi di Impegno Comune siamo giovani e non delinquenti e nemmeno mafiosi. Buonasera San Michele. Devo dire che dopo un intervento così bello faccio fatica a continuare e spero di poter mantenere la stessa bravura di Maria Rita. Maria Rita ha detto che dobbiamo creare le condizioni affinché ci si rialzi e lo diciamo senza la supponenza di avere la ricetta in tasca, senza la presunzione, la prepotenza di chi dice con noi, con me risolveremo i problemi. E in questi giorni, notando i vari interventi, i vari comizi, ma anche osservando le amministrazioni d'Italia, dove amministra il PD e il Movimento 5 Stelle, mi sono reso conto che abbiamo, dove amministrano loro o dove volessero amministrare, i problemi non solo non si risolvono ma peggiorano. E un esempio ce l'abbiamo a San Michele, dove i problemi non solo non c'erano ma li hanno anche creati. Noi avevamo un'istituzione, quella dell'Istituto Alberghiero, che c'era un centro di formazione, un polo di formazione di eccellenza siciliana. Come sappiamo, purtroppo in questi anni, per la mancata valorizzazione, stiamo per perdere un ciclo che è quello del biennio. E io mi chiedo, ma come si può dire di essere competenti e determinati quando l'unica istituzione di valore che ci veniva invidiata in Sicilia stiamo per perderla? Ma come si può essere così, diciamo, negletti, così irresponsabili, oserei dire, nel perdere quel fiore all'occhiello che questo territorio ci invidiava? E anziché incentivare, magari aggiungere formazione post diploma come l'European, vi cito l'EQF, che è la formazione post diploma, noi cosa facciamo? Andiamo a perdere l'istituzione dell'alberghiero. Ma io davvero rimango senza parole. Scusate. C'è anche, credo, una legittima stanchezza, perché devo dire, io ho fatto sempre politica e ammetto con molta umiltà che viverla in prima persona è un'altra cosa. E nello stesso tempo, un'altra mancanza di responsabilità e anche di mancanza di valore istituzionale che abbiamo avuto in questi anni è stata quella della mancata pianificazione delle progettualità. E arrivo al dunque, secondo me è stata la ciliegina sulla torta. Io tempo fa scrissi un articolo denunciando e criticando questa amministrazione, perché scorso settembre nell'idillica Valle dei Templi veniva siglato l'accordo, il tanto declamato patto del sud, patto per la Sicilia, che prevedeva circa 5,7 miliardi di euro che andavano a finanziare opere di interventi quali per esempio la riqualificazione dei centri storici o come il mantenimento contro il rischio idrogeologico. Ebbene, voi sapete qual è stata
la frase, qual è stata la dichiarazione che Rosario Crocetta, colui che sottoscrisse insieme al presidente dell'ex consiglio Matteo Renzi, disse durante la convention, dichiarò: non c'è un comune che non ha avuto finanziata un'opera, i protagonisti di questi cantieri saranno i sindaci. Ebbene, il governatore non sapeva di sbagliarsi, non avrebbe avuto, non crederebbe oggi alle sue orecchie e non, se qualcuno gli dicesse che c'è stata un'amministrazione con l'aggravante di essere l'amministrazione dello stesso colore politico del governatore che non ha presentato una proposta progettuale. E quale sarebbe, io ora mi chiedo e vi chiedo, la competenza e la determinazione di questa amministrazione? Abbiate pazienza, siate sinceri. Siete stati assenti a tutti i livelli istituzionali! Non solo avete, vi siete intestati indebitamente la progettualità di opere che avete ereditato! E la domanda che mi viene da chiedere, ma che cosa state lasciando per i prossimi 5 anni? Cosa state lasciando per i prossimi 5 anni? Ditemi un progetto esecutivo che ci ritroveremo nel prossimo quinquennio. A San Michele, e lo dico con molta sincerità e franchezza, ci sono passati 5 anni, 5 anni di una mancata e concreta pianificazione. Volete per caso assicurarcene altri 5 di deserto e di desolazione? Io dico di no. E sono convinto che giorno 11 saremo in tanti motivati e determinati a votare Danilo Marasole. Grazie, grazie a tutti. Non nego l'emozione, anche io, di prendere la parola dopo la speranza di San Michele, che sono solo questi giovani, i giovani di San Michele che possono costruire un futuro per noi stessi che residiamo nella nostra comunità. È importante che ognuno di noi metta il suo contributo, che ognuno di noi venga ascoltato. La pulizia interna dei gruppi non va fatta se non c'è marcio, ma va fatta solo per costruire, non per allontanare le persone se non accettano le condizioni che vengono dettate. Il cittadino deve essere libero, di esprimere il proprio pensiero, deve essere libero di essere ascoltato e assecondato nelle esigenze. Qualcuno vorrebbe strumentalizzare sul nostro programma elettorale, perché bene sì, cari cittadini, in tutto questo percorso politico non si può dire che noi del progetto Impegno Comune non abbiamo ascoltato la gente. Abbiamo cercato di costruire il nostro programma passo dopo passo, ascoltando le esigenze dei cittadini. Non potevano attaccarci in nulla. Un errore di battitura ha permesso al 60enne esperiente di attaccarci e dire che siamo dei delinquenti. Devi solo vergognarti! Devi solo vergognarti! Io non mi vergogno! Non mi vergogno perché ho la coscienza pulita! Non mi vergogno, l'esempio classico
è quello dell'ingiugio che stai facendo con il PD per tradire Michele, una degna persona. L'esempio lo è che siete tutti insieme come un gruppo unito. Quindi mi rivolgo alle persone libere di San Michele di votarci, perché il giorno 11 sarete traditi da questa persona e sarete traditi. Michele, stai attento perché ti conosco e so le tue capacità, ma queste persone ti tradiranno, queste persone giorno 11 ti tradiranno. Quindi a tutte le persone libere, a tutte le persone che credono in un progetto di cambiamento, perché è possibile cambiare, vi chiedo di darci fiducia. Noi tutti ci mettiamo la faccia, non ho secondi fini in tutto quello che faccio, lo faccio liberamente. Qualcuno che mi è stata vicina durante questi 5 anni di attività amministrativa ha fatto una scelta diversa rispetto a quella mia, e non la critico, perché le scelte sono personali e di conseguenza possono essere diverse lungo un percorso. Però voglio ricordare che l'attività che abbiamo svolto in questi 5 anni di opposizione l'abbiamo svolta insieme. Non eravamo soli, sei stata vicino a me e hai sottoscritto tutto quello che abbiamo preparato insieme. Magari venivo a Caltagirone per fartelo firmare il documento perché eri piuttosto impegnata, sicuramente il tuo tempo è prezioso, ma il mio tempo lo voglio spendere per i San Michelesi io, sottraendolo anche al lavoro. Cosa abbiamo fatto in questi 5 anni? Mi giudicano perché ho votato il bilancio. Il bilancio presentato dal sindaco Petta è un bilancio tecnico che permette all'amministrazione di arrivare a giugno e non vietare ai cittadini di usufruire di quelli che sono i servizi essenziali. Quindi con senso di responsabilità l'ho votato, e in questi 5 anni non avete fatto altro che bilanci tecnici. Il grazie, se il bilancio è in equilibrio, se non ci sono debiti nell'amministrazione, è grazie al ragioniere comunale e non sicuramente a voi che non sapete amministrare, perché l'amministratore deve avere la capacità di progettare, deve avere la capacità di vedere una progettualità futura per il paese, e non si può limitare soltanto a lavorare con quello che ha ereditato. San Michele deve dire grazie agli amministratori come Gaetano Leonardi e come Aldo Saporito. La via dei Greci la dobbiamo sicuramente a loro, perché hanno reso esecutivi i progetti e il sindaco Petta ne ha usufruite. Era giusto che portava avanti quello che era stato realizzato, ma non ti puoi intitolare questo onere. Le contestazioni che si fanno ad un'amministrazione devono essere costruttive. Opposizione sì, ma non deve essere un'opposizione di guerra. Tutto quanto quello che ho fatto in questi 5 anni l'ho fatto cercando di farmi ascoltare, proponendo, ma sono stati sordi 5 anni. Si sono svegliati solo gli ultimi 4 mesi. Avete ereditato dei progetti. Quanti San Michelesi hanno lavorato in questi progetti? Nessuno. Avete speso soldi nella nostra comunità. Quanti esercizi commerciali hanno lavorato a San Michele? Nessuno. Vi dovete vergognare, bugiardi. Nella progettualità che è stata realizzata dall'amministrazione Petta, un progetto c'è,
quello del Largo Garbanzita. Ebbene sì, lo conoscete questo progetto? Vi è stato mai chiesto come doveva venire questa piazza? Vi è stata mai proposta un'idea? Mai, perché il progetto veniva disegnato a casa. Lo facevano a casa, la mattina lo riportava il sindaco all'ufficio tecnico, lo controllavano con il tecnico comunale e le persone incaricate e poi le modifiche l'indomani mattina venivano riportate. Ma perché i sammichelesi non sono capaci di disegnarsi una piazza? Di scegliere! Tutto questo nella nostra attività amministrativa non succederà più, perché vogliamo ascoltare i cittadini, perché vogliamo essere al vostro fianco in tutto e per tutto. Chi mi critica di non aver fatto nulla durante questi 5 anni, sono stato un consigliere di opposizione e ho cercato di salvaguardare il possibile in tutti i lati. Hanno realizzato un'area ecologica. Nel momento in cui ho visto realizzata insieme agli altri consiglieri comunali di opposizione questa area ecologica, ho subito posto delle domande all'amministrazione, perché ha catapultato lì degli impiegati senza dirgli nulla, senza formarli, senza dargli una divisa, senza permettere al lavoratore che ci siano garantite le condizioni igienico-sanitarie. Sono stati catapultati lì dei contrattisti che dovevano soltanto controllare, ma non avevano nessuna sicurezza, non avevano nessun controllo. Ebbene, questa è l'amministrazione che ha operato bene, valutate voi. Noi abbiamo chiesto al sindaco, abbiamo chiesto alla sua giunta, ma non abbiamo mai avuto risposta. Parla di alcuni progetti che ha realizzato e si intesta alcune realtà che sono state ereditate. Ebbene sì, ha realizzato l'adeguamento energetico del Palazzo Municipale, un finanziamento che era 16° nella graduatoria e che 16 comuni l'avevano rifiutato perché i tempi di realizzazione e le somme a disposizione erano insufficienti per adeguare le strutture che venivano proposte. L'amministrazione Petta ha scelto di sposare questo progetto e potrei anche essere d'accordo su questo. Ma nel seguire l'iter di realizzazione del progetto, i danni che sono stati realizzati al Palazzo Municipale sono immensi. Il prospetto tra qualche anno non ci sarà più, si ritornerà di nuovo a quello originario e le amministrazioni future dovranno ripristinarlo, perché le superfici realizzate non sono state realizzate con materiali adeguati. E io e i consiglieri di opposizione abbiamo sottoscritto insieme diverse interrogazioni e interpellanze al sindaco, ma tutto questo non è stato ascoltato. Il progetto, cari cittadini, è stato concluso sulla carta, ma dentro il comune per altri 5 mesi in maniera nascosta lavoravano le ditte per completare i lavori. Questa è un'amministrazione trasparente, questa è un'amministrazione che fa gli interessi dei lavoratori e segue la progettualità per come lo prevede la legge. Valutate voi, cari cittadini. Entrando nel merito della realizzazione di alcuni progetti, vi chiedo proprio di percorrere le vie che sono state ristrutturate, che sono state adeguate, e provate a chiedere ai tecnici che hanno realizzato i progetti se sono uguali alla realizzazione. Il marciapiede qui adiacente alla via dei Greci doveva avere una larghezza di 1,60 m, eppure il bolognato che lo delimita non è stato spostato per creare economie. Tutto è stato stravolto. Provate a farvi un giro lungo il...
parlano degli alloggi popolari. Nell'alloggio popolare hanno consegnato giorno 24 degli alloggi popolari. Si sono dimenticati però di entrare all'interno della casa. Hanno consegnato le chiavi davanti alla porta, si sono fatte la foto di rito perché eravamo vicini alle elezioni e sono andate via. La signora, quando è entrata in casa, non aveva nell'acqua e nella luce! Vergogna! Vergogna! Certo che la IACP vi ringrazia, è normale, non ha speso un euro per poter ristrutturare e adeguare quelle palazzine, le avete consegnate solo per dare una casa senza gli adeguamenti dovuti. Questa è l'amministrazione Petta, questo è quello che hanno fatto in 5 anni. Gabriele parlava di progettualità. Ritorna su questo palco e dici cosa è che hai progettato per i prossimi 5 anni. Soltanto qualche straccio di progetto, che non è esecutivo. Magari stanotte lo riesci a fare diventare esecutivo, non lo so, perché sotto le elezioni è tutto possibile. Ma non potete venirmi ad imputare delle responsabilità che non ho. Ho seguito l'attività amministrativa con senso di responsabilità, non ho voluto fare mai ostruzionismo, ho cercato sempre di farmi ascoltare, ho chiamato continuamente l'assessore ai lavori pubblici segnalando quelle che sono state le esigenze e devo dire che in alcuni casi è stato disponibile, ma in altri casi non è stato ascoltato perché c'erano altre esigenze e quindi veniva messo da parte e questo non è giusto. Nella presentazione della lista ritengo che una squadra vincente non si cambia e sicuramente se fosse stata una squadra vincente doveva ricandidare di nuovo tutti e tre gli assessori nominati senza averne riserve, invece ha ripescato fuori. Questo è l'impegno. Veramente vi devo fare i complimenti di quello che avete realizzato. Tutto fatto negli ultimi 3 mesi per cercare di accaparrare più voti possibili e poi andate a casa delle persone screditandomi e dicendo che regalo buoni pasto e paga assicurazioni. Vergognatevi! Se avete le capacità dovete andare dai carabinieri e denunciarmi, perché se non lo fate voi lo farò io. Vergogna! Una mamma di una bambina terrorizzata dal primo cittadino e da altri mi diceva: Danilo, mi chiedono il numero di mio marito, come devo fare per non darglielo? Gli ho detto: darglielo, perché dietro di voi cittadini ci siamo noi. Di questo siete capaci. Mi accusate e sono stata a Catania a chiedere a qualcuno di candidarsi. Ho sempre rispettato tutti nelle attività politiche e amichevoli che ho avuto. Se in un dialogo chiedo ad una persona chi vuoi candidare ha un senso, ma se chiedo ad una persona se ha delle intenzioni di candidarsi, penso che il senso cambia. E quindi le parole le dovete interpretare bene. Quindi, naturalmente, che cosa hanno fatto? Nel momento in cui qualcuno è stato punzecchiato, subito una macchina sprecciante verso Catania andava a riportare tutto quello che era successo in paese. Bene, sì. Tutto questo lo riportate perché dovete dare conto. Io non devo dare conto a nessuno se non ai cittadini sanmichelesi, i sovrani di tutto. I sovrani di tutto sono solo
ed esclusivamente i San Michelesi. Qualcuno ha detto in questo parco: la prossima amministrazione sarà la nostra. E io dico: la prossima amministrazione sarà la vostra, perché andrete voi a governare. Io non sono nessuno, perché voglio ascoltare il popolo sanmichelese, perché le decisioni devono partire dal basso, perché non devono essere gli altri a imporci quello che dobbiamo fare. Tutto deve partire per volontà del cittadino e non imposto da nessuno. All'amica mia che mi giudica, che vuole delle risposte, non ho problemi ad avere un confronto in piazza con il sindaco. In sede di sorteggio ho chiesto agli altri due candidati se volevamo concludere la campagna elettorale in maniera democratica in piazza, tutti e tre i candidati, dove ci sottoponevamo a delle domande. Qualcuno era d'accordo, chi amministra non è d'accordo, no, ma sai, l'ultima campagna elettorale, ma cosa hai da nascondere? Se hai operato bene, i sanmichelesi ti ricompenseranno, se hai operato male, i sanmichelesi ti manderanno a casa. Quindi il confronto, se lo ritenete ancora opportuno, io sono sempre disponibile di farlo in piazza, in maniera condivisa con tutta la comunità, in maniera che tutti possiamo esprimere il nostro pensiero, possiamo concordare insieme le domande che ci vengono poste, possiamo fare qualsiasi cosa che riteniamo opportuna nell'interesse della nostra comunità e non nell'interesse di qualcuno. Mi chiedo come mai degli assessori che hanno lavorato bene, che hanno progettato per il nostro paese, per dire del sindaco, non sono stati scelti e viene scelta un assessore che ha solo come interesse il servizio dei diritti degli animali e un cimitero per cani. Tutta questa è la tua progettualità! E poi magari, una volta realizzato il cimitero per cani, prendi altri quattro contrattisti e li sbatti al cimitero. Questo sapete fare. I contrattisti con l'amministrazione Parasole saranno incentivati, non sarà trasferito nessuno, perché vogliamo costruire con il valore umano che abbiamo, perché è una risorsa per San Michele il valore umano che abbiamo, e sicuramente saranno disponibili ad accettare la progettualità che l'amministrazione gli propone. Non hanno mai, e dico mai, tutelato l'interesse dei lavoratori. Nell'ecopunto una lavoratrice ha avuto un incidente, l'amministrazione è stata assente, non ha chiesto neanche con una telefonata di solidarietà come stava. Questa è un'amministrazione che sta vicina ai cittadini. Ho fatto delle interrogazioni per poter adeguare e ho chiesto agli amministratori di adeguare le aree del cimitero e del campetto. Ebbene sì, non sono stato ascoltato, sono dovuto intervenire come sindacalista per bloccare tutto e permettere ai lavoratori di avere le condizioni igienico-sanitarie. Lavoratori che sono stati dimenticati e oggi si propongono di nuovo con una progettualità, con degli incubatori che vogliono permettere ai giovani di progettare e di dare una speranza nuova alle imprese locali. Ma 5 anni cosa avete fatto? Dove siete stati? Tutto questo avete saputo fare. In un'attività amministrativa credo che sia indispensabile seguire e sentire i lavoratori, essere al loro fianco e cercare di creare una sinergia in maniera tale che la macchina amministrativa cammini da sola con serenità e con prospettive.
Invece tutto questo non è stato fatto. Per 5 anni sono stati sempre intimoriti, sballottati a destra e a sinistra, e ancora ad oggi gli viene chiesto il consenso e devono per forza dire sì, perché magari possono essere trasferiti nel futuro. State tranquilli, perché nessuno viene spostato. In tutto quello che faremo, lo faremo insieme a voi. L'amministrazione chiede alle associazioni di spendersi per il proprio paese promettendogli le sedi. Perché non l'hai fatto prima? I locali ci sono sempre stati. Lo fai sotto le elezioni per illudere e per giunta gli chiedi di collaborare. Perché? Le attività sportive, le attività ludiche, le feste in paese, in questi 5 anni sono state fatte soltanto dalle associazioni e dai liberi cittadini, dove gli esercizi commerciali abbiamo sponsorizzato tutte le attività, dove gli esercizi commerciali hanno sostenuto le nostre associazioni e voi come amministrazione avete dato contributi di 150 euro. Questo è quello che sapete fare. Sotto la campagna elettorale elargite contributi. L'interesse di un'associazione va coltivato e i contributi sicuramente vanno dati alle associazioni per incentivarle, per sponsorizzare le loro idee, le loro iniziative, ma tutto deve avere un senso, non si può fare politica con i soldi nostri, non potete elargire denaro pubblico per sotto la campagna elettorale, non credo che sia corretto. Tutto questo deve essere detto alla comunità, dovete saperlo. L'attività di opposizione che abbiamo fatto in questi 5 anni è stata un'attività di opposizione costruttiva e non di ostruzionismo, come speravate che venisse fatto, perché nell'attività che avete svolto potevo benissimo fare dell'ostruzione, potevo benissimo fare delle denunce, ma per salvaguardare sempre l'interesse dei sanmichelesi e di alcune persone che amministravano senza esporle dei rischi, ho cercato di salvaguardare quella che era l'interesse maggiore, quello della comunità sanmichelese. Ebbene, cari cittadini, credo che in un'attività amministrativa sia fondamentale e sia necessario che a dare le direttive ci sia sicuramente una giunta, ci sia sicuramente un consiglio comunale unito e coeso. Questo consiglio comunale uscente viene raffigurato come un consiglio comunale unito e coeso. Dove è stata l'unione? Il capogruppo della maggioranza si è dimesso, è uscito dalla maggioranza perché non condivideva alcune scelte. 2 consiglieri comunali si sono allontanati da questa amministrazione. Ebbene, le dichiarazioni che sono state poste da entrambi i consiglieri comunali sono state quelle di mancanza di fiducia nei confronti del sindaco, nei confronti della giunta e nei confronti dei consiglieri di maggioranza. Sicuramente qualcuno chiede che tutto sia visibile. Ebbene, tutte le attività di opposizione costruttiva che ho fatto sono tutte pubblicate nell'albo petrolio del nostro comune e quello che abbiamo fatto l'abbiamo reso trasparente e visibile a tutti i cittadini. Diverse esigenze ci sono state prospettate. Sono state realizzate le strade, però non è stata curata quello che era l'interesse della sicurezza dei cittadini. C'è stato un problema della nostra comunità in quanto nella ristrutturazione della rete fognaria i topi hanno invaso la comunità sanmichelese. Le persone erano terrorizzate,
ma l'amministrazione non faceva nulla e noi dell'opposizione abbiamo chiesto al sindaco di intervenire immediatamente, di porre in sicurezza tutte quelle che erano le azioni, di porre in essere tutte quelle che erano le azioni per poter salvaguardare le condizioni igienico-sanitarie di una comunità. L'ecopunto che è stato realizzato, l'area ecologica, nel periodo estivo veniva invaso da zanzare, da zecche, ebbene i cittadini si lamentavano. Abbiamo chiesto noi della minoranza di intervenire al sanitario e al sindaco perché le condizioni igienico-sanitarie non c'erano, in un centro abitato è impossibile realizzare un'area ecologica. Il sindaco, se avesse avuto le capacità imprenditoriali, doveva acquistare un terreno e doveva realizzare un ecopunto in maniera tale che i cittadini potevano benissimo recarsi in quell'area e conferire quelli che erano i rifiuti. Elogiava gli amministratori per i premi ricevuti, la raccolta differenziata. Ebbene sì, se il premio va ai cittadini sanmichelesi, ne sono onorato per i cittadini sanmichelesi. Però ricevere un premio e avere sempre le bollette alte non penso che sia gratificante per una comunità. Preferiamo avere, non avere il premio, ma avere le bollette più basse. 100.000 euro di conferimento in discarica è stato risparmiato da noi cittadini. In che maniera ci ha premiato l'amministrazione Petta? In nulla. Ancora parlano di un risparmio di 80.000 euro che abbiamo votato qualche giorno fa. Ho voluto dare fiducia anche in questo. Il tecnico comunale ha presentato questo risparmio di 80.000 euro. Voglio vedere nel proseguo dell'attività che sicuramente andremo a fare, perché sono convinto che il popolo sanmichelese ci darà fiducia l'11 giugno se questi 80.000 euro sono reali, perché nel caso in cui non dovessero essere reali chiederò conto al tecnico comunale che ha elaborato tutto questo. Si parla di onorabilità di un tricolore, l'onorabilità va sempre rispettata, soprattutto nei momenti di difficoltà. In questa pubblica piazza, un sindaco, ricordo durante una campagna elettorale, se non erro 30 anni fa, ero ragazzino e ascoltavo un comizio. Un sindaco che era presente in piazza durante il comizio, in questo pubblico palco, chi comiziava riuscì a trasferire alcuni messaggi che fece invocare la piazza e ci furono momenti di tensione. Il primo cittadino chiamò i vigili urbani e indossò la fascia dicendo: da questo momento l'interesse primario è quello dei cittadini, guai a chi vuole ostacolare o vuole impedire un pensiero. Da questo momento chi alza un dito o chi alza la voce lo faccia arrestare. Questi sono i sindaci che hanno onorato il tricolore, lo hanno indossato per liberare da momenti di tensione una comunità con senso di responsabilità, e non l'hanno sicuramente tolta la fascia. In quel quartiere dove non è più possibile svolgere delle attività, ed è giusto che le regole vengano rispettate,
e siamo fiduciosi del lavoro che fa la magistratura, perché sono convinto che nessun sanmichelese sarà mai macchiato da quell'impronta che ci hanno voluto lasciare. Sono fiducioso nel lavoro della magistratura. Hanno avuto il barbaro coraggio domani, ieri, di fare un giro in quel quartiere chiedendo la fiducia. Con quale coraggio? Con quale coraggio? Vergognatevi! Un sindaco deve avere la lucidità di decidere anche con scelte pesanti. Se fossi stato sindaco del mio comune, mi sarei fermata ai piedi della via Umberto e avrei detto: da qui non si sale, le regole vanno rispettate. No, che i cittadini sono stati izzati a salire e poi macchiati. Vergogna! Vergogna! Non perdonerò mai quello che è stato fatto alla mia comunità. Non perdonerò mai, mai, perché sono una persona onesta. I cittadini sanmichelesi sono onesti e non si può strumentalizzare cose che non sono fondate. So che a molti di voi vi si accappona la pelle, perché abbiamo un rancore dentro, ma state sereni, la magistratura farà il suo corso e non succederà nulla, perché non c'è stato nulla di male in quello che è stato svolto. Sarà la legge a giudicarci e non il pensiero di qualcuno. Non voglio dilungarmi più di tanto, vedo persone che, affrontando alcuni argomenti sensibili, sono con le lacrime agli occhi. Ebbene sì, l'11 giugno dateci fiducia, perché avremo una speranza nuova, perché abbiamo delle nuove idee, perché sarete voi sanmichelesi a governare e non io. Sarete voi cittadini a rappresentarvi, sarete voi cittadini a esprimere il proprio pensiero, sarete voi cittadini a chiamare il sindaco e proporre quello che volete fare delle sorti della nostra comunità. Non ci sarà nessuno dietro di noi. Il futuro del nostro paese sono questi giovani, sono questi ragazzi. Dovete dare fiducia, fiducia di cambiamento. Grazie a tutti e una buona serata.